Come se non è stata una pandemia mondiale, questo lo sappiamo tutti, perciò chi li da possono dare risposta? Unica è la scienza, unica che è la medicina. Nessuno di loro ha mai avuto dubbi, tutti si sono già vaccinati appena potuto, senza alcun tentennamento, ma con tanta voglia di continuare a lavorare e tornare alla normalità. Qui non ho mai avuto nessuno dubbi, appena ho avuto possibilità con regolamento delle sanità, noi abbiamo fatto, aspettato e via via abbiamo fatto per ognuno la nostra modalità. Ci troviamo all'interno di un'azienda Orafa Aretina con una particolarità, gestione manodopera straniere. Integrazione è una cosa quotidiana, ok? Perciò devo affrontare ogni volta quando io vivo un territorio diverso da me, e qui il punto, affrontare dei problemi insieme con la società, e vuol dire a integrarci. Questo viene quotidianamente. La pandemia è uno dei grandi esempi di in questo momento. L'azienda al momento conta 7 dipendenti, Amici International, il nome scelto ormai anni fa per raccontare anche un progetto di vita. Quando sono venuto qui, parlo di 22 anni fa, ero un ragazzino. Perché sono venuto qui? Per cercare la nuova conoscenza, per cambiare prospettivo del mio futuro, e dove ci serve unico modo di conoscenza per avere amicizia con le persone, con la nuova cultura, nuova traduzione e stesso e cultura che sono portato indietro. Per questo motivo sono amici. Invece internazionale io non ho mai creduto confine con delle terra, del territorio, delle culture o con le persone. Tito Anisuzzaman, oltre ad essere un imprenditore, è anche creatore dell'Associazione Culturale del Bangladesh, uno dei motori della partecipazione di cittadini stranieri agli appuntamenti vaccinali ad accesso libero organizzati dall'azienda sanitaria. Che hanno reso molto semplice quando ho fatto questo open day, perché maggior parte ragazzi stranieri ha avuto dei problemi di linguistica, ok, e anche prenotazione di modello che ci sono è stato dei problemi. Open Day hanno reso molto semplice. Ci sono anche persone che non hanno avuto ancora i documenti che devono possono restare in Italia, ma queste sono esistono, perciò hanno dato possibilità anche vaccinare loro. Per me è stata una grande giornata, e stesso che anche domenica prossima c'è questo Open Day, e speriamo che ancora gente partecipano, così noi torniamo alla nostra vita quotidiana normale come un tempo. Da 2 anni noi quel tempo non lo vediamo più.